In questo video vi voglio mostrare brevemente cosa trovate all'interno dell'area incontri di marcotogni.it, che trovate all'indirizzo http://friends.marcotogni.it. Vi potete iscrivere cliccando qua e seguendo le istruzioni come vi ho mostrato in un altro video. E andando in alto a destra nella sezione username, inserite il vostro username e la vostra password e cliccate su sign in. Quelle che vedete qua sotto sono tutte ragazze giapponesi iscritte al sito, ma ce ne sono anche moltissime altre, ovviamente. Questa è la vostra prima pagina e trovate varie cose. Qua in alto, cliccando su My Home, ritornate a questa prima pagina. Potete aggiornare il vostro profilo cliccando My Profile e ci sono varie cose qui. Poi ve le spiegherò magari in un altro video nel dettaglio. Qui potete ricercare dei profili. Vi consiglio sempre di utilizzare la ricerca avanzata perché potete fare ricerche molto più mirate. Qui ci sono i messaggi nuovi che avete ricevuto, io ho ricevuto 6 nuove email da ieri sera e una lista di smile. Qua trovate le richieste, potete inviare richieste di chat, io ne ho ricevute 5. Qui trovate la lista dei vostri amici e qui invece potete inserire i vostri prossimi viaggi, in modo da trovare facilmente persone nel posto dove state andando. Qui trovate un forum. E qui su Upgrade potete acquistare per utilizzare molti più servizi di quelli presenti nella versione gratuita. E, è molto carino, vabbè, qui trovate, se cliccate qui 79 visit, trovate tutte le persone che vi hanno visitato. Io ho avuto 79 visite negli ultimi giorni. È molto bella questa parte qui in cui se voi selezionate qui uno stato, Giappone Female, cliccate su Next, potete passare un po' di tempo, no? Perché come vedete vedete alcune fotografie e poi quando vedete una ragazza, non so che pensate che potete contattare perché magari vi piace la fotografia, basta che cliccate il profilo e aprite l'immagine. In questo caso c'è questo profilo. Qui trovate tutte le informazioni su questa persona. Qui potete inviare un'email solo se siete VIP oppure se questo membro è open. Magari leggete su marcotogni.it nella sezione Conoscere ragazze giapponesi per capire di cosa sto parlando. Oppure eventualmente qua se inviate un'email potete scrivere qualcosa di semplice. Send email. E qui in alto vi dice che la vostra email è stata inviata. Oppure, casomai, potete cliccare su Send Smile e inviare un semplice smile, che è come dire uno squillo sul cellulare, un semplice saluto veloce. Qui dice che. Tornando su Home, è molto carina la ricerca avanzata, ricerche semplici. Vi faccio vedere proprio in breve come funziona. All'inizio qui keyword sarebbe praticamente lasciatelo sempre in bianco, secondo me è meglio, ma magari che ne so, volete trovare qualcuno che è appassionato come voi di calcio, ad esempio scrivete soccer e se nel profilo delle altre persone c'è questa parola, vi usciranno quelle persone. Qua mettete gender female, trovate ragazze da 18 a 30 anni, country mettiamo Japan, qui trovate le regioni, sarebbero le prefetture, mettiamo Tokyo. Adesso ho cliccato la T sulla tastiera per velocizzare, città Tokyo. E qui bene o male potete anche lasciare tutto vuoto, ma ad esempio se voi ad esempio lasciate tutto vuoto riguardante le lingue, trovate le persone che parlano tutte queste lingue, ok? Non è che dovete selezionarle. Lo stesso vale per tutti i campi, se su Ethnicity lasciate tutto in bianco trovate persone di tutte le etnie, invece se ad esempio selezionate solo giapponese vi farà vedere solo le persone giapponese, se è tutto in bianco quindi trova tutto. Trovate iscritti con una foto oppure iscritti Open Club, potete trovare gli iscritti Open Club. Non so, magari volete trovare solo ragazze giapponesi e
non lo so, quello che current relationship, magari tutte ragazze single e fate se search profile. Riusciranno tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che abitano a Tokyo e che sono single. Ecco, adesso ho la connessione internet un po' lenta, ci metto un attimo a caricare le fotografie, perché sto caricando anche un altro video su YouTube. E qui trovate tutte le ragazze che desiderate e cliccando su un profilo potete vedere il profilo, contattarla, mandargli gli smile e quant'altro. Ecco, questa è la sezione incontri di marcotogni.it e iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita. Se avete domande